Rieccoci, come vedete, quest'oggi con i tarocchi della luce, questo mazzo che so che vi piace particolarmente. È un mazzo piuttosto ingombrante, ma molto bello, devo dire la verità. Come vedete, ho già iniziato a fare spazio proprio perché utilizzeremo un metodo anch'esso piuttosto ingombrante, ossia appunto il metodo della croce celtica, un metodo però veramente molto molto utile, oltre che a mio avviso veramente molto bello, che permette proprio di analizzare una situazione da un punto di vista temporale, proprio perché appunto la croce celtica ci permette di analizzare il passato più lontano, il passato più recente, il presente, il futuro, diciamo, più prossimo, più vicino, e ovviamente un futuro un po' più lontano, anche andando ovviamente oltre i 6 mesi. La croce celtica quindi quest'oggi verrà utilizzata non in un ambito in particolare, quindi settore sentimentale piuttosto che professionale, piuttosto che economico, finanziario, ma rimarremo volutamente sul generico perché andremo a cercare di capire quali novità vi aspettano appunto nel futuro, più vicino e più lontano, e da quali eventi, avvenimenti più importanti voi appunto arrivate. Ovviamente per capire in quale ambito ci serviremo sicuramente di 2 elementi fondamentali, cioè il seme delle carte, quindi cuori, spade, bastoni e pentacoli, e ovviamente dall'abbinamento e dall'accostamento logico degli arcani. Ok? Allora, iniziamo quindi a mescolare questi arcani e chiediamo quest'oggi appunto alle carte quali saranno le novità più importanti del vostro futuro, in quale settore, in quale ambito e ovviamente da quale percorso arrivate. Quindi qual è stato sino ad ora il vostro percorso, la vostra vita, gli eventi salienti del vostro passato, più lontano, più recente, e ovviamente del vostro presente, facendoci anche aiutare per esempio dalle figure di corte, dalle carte di corte, che aiutano particolarmente nelle letture. Allora, quindi cerchiamo di capire a cosa andate incontro, in quali settori della vostra vita. Una stesa, diciamo, piuttosto generale, ma non molto. Intanto mi si sono girate 2 carte. Allora, vediamo un po'. Ok, ok.
Allora, perfetto. Vediamo la posizione del presente, ossia quali sono gli eventi principali ad oggi della vostra vita, in quali settori, cioè cerchiamo di capire da quali energie voi partite. Allora, la luna. Allora, qui sicuramente parliamo già di una situazione di profonda crescita evolutiva. La luna rappresenta l'individuo che vuole conoscere se stesso, che deve farlo, perché è arrivato a un punto della sua vita in cui è necessario rimestare all'interno della propria anima, all'interno del proprio spirito, all'interno della parte forse più preziosa di ciascuno di noi, la nostra interiorità, appunto, il nostro inconscio. In questo momento vi siete trovati più e più volte a riflettere, a pensare, a rivedere il vostro passato, il vostro presente, per cercare di dare una forma più chiara al vostro futuro. La luna rappresenta un'oscurità parziale, delle ombre, dei chiaroscuri che voi state cercando ovviamente di dissipare. È come se stesse cercando in questo momento di entrare dentro voi stessi per arrivare a quella che Jung chiama appunto ombra, cioè quelle parti più nascoste, forse sconosciute di noi stessi, o comunque quelle parti di cui a volte ci vergogniamo anche, per portarle verso la luce della razionalità, come se voi steste facendo un percorso, un cammino dentro voi stessi, nell'oscurità, nell'ombra junghiana, nella parte, vi ripeto, più nascosta, forse anche più torbida del nostro inconscio, per conoscerla e quindi per portarla alla luce della coscienza, della saggezza, della riflessione, della razionalità. La luna ci parla di situazioni del passato non chiare, che state appunto cercando di chiarire, di un presente che a volte vi lascia di stucco, quasi a bocca aperta, perché vi rendete conto che ci sono tante cose che dovreste rivedere e volete partire da voi stessi. State cercando anche però di guardare verso il futuro riprogrammandolo, riprogettandolo, proprio perché volete vederci chiaro. Ma la luna non è soltanto un percorso dentro se stessi, la luna è anche un percorso che guarda in profondità nel nostro ambiente circostante, in ciò che effettivamente e concretamente appunto ci circonda. Quindi vogliamo vederci chiaro tra amici e nemici, vogliamo cercare di capire chi veramente vale la pena portarsi avanti nel proprio cammino e chi invece eliminare. Volete cercare di arrivare a fondo, appunto, di determinate situazioni che per voi non sono per niente chiare, perché sentite, percepite, perché la luna rappresenta l'intuito, quindi rappresenta quell'istinto che ci porta a dire attenzione, qui c'è qualcosa che non va. Ecco, in riferimento a determinate persone o situazioni, voi lo avete pensato. Qui c'è qualcosa che non va, questa persona non me la racconta giusta. Quindi state cercando anche, diciamo, di indagare, tra virgolette, per quanto riguarda l'ambiente appunto che vi circonda e le persone che avete al vostro fianco. La luna ci parla quindi di emozioni. Emozioni
che vi ripeto devono essere chiarite, le vostre e quelle degli altri. La luna ci parla di segreti, quindi di qualcosa che deve venire alla luce per potervi permettere un'evoluzione positiva. La carta successiva alla carta appunto della luna è appunto il 19° arcano, che è la carta del sole. Quindi voi state cercando proprio di andare verso la luce. Ma avete capito che per arrivare alla chiarezza servono due elementi: il vostro intuito, che non fallisce mai, e la razionalità. Voi sapete che devono andare in qualche modo alla pari, devono procedere come due guerrieri che percorrono il percorso che hanno ancora di fronte a sé, le battaglie che devono ancora vincere, ma non da guerrieri di fazioni opposte, bensì devono combattere per la stessa battaglia, l'unisono. L'inconscio e la razionalità non devono procedere su due piani completamente diversi, assolutamente no. State cercando di pareggiare questi due elementi fondamentali della nostra personalità, del nostro sé. Per ottenere cosa? L'equilibrio. Voi state cercando equilibrio. Un equilibrio psicofisico importante, perché la luna rappresenta anche la nostra salute mentale e fisica. Quindi state cercando anche di stare bene, di guarire da un qualcosa che vi ha ferito, da un passato, vi ripeto, torbido, anche da storie sentimentali fallimentari o vissute di nascosto, perché la luna rappresenta anche emozioni e sentimenti che non possiamo rivelare. La luna rappresenta quindi anche il liberarsi di situazioni sentimentali che non ci hanno fatto bene, ma che ci hanno solo appesantito. Proprio perché non pulite, non vissute appunto alla luce del sole, nella legalità, diciamo, nell'onestà, nella fedeltà. Vi siete sentite ingannate o voi avete ingannato. Siete state tradite o avete tradito. Vi ripeto, la luna rappresenta tutto ciò che non deve essere visto, proprio perché dal carattere riprovevole. Quindi vi ripeto, storie nascoste, sentimenti nascosti. La luna può rappresentare anche individui che provano sentimenti nascosti da tanto tempo per una determinata persona senza mai averglielo rivelato. La luna rappresenta anche e in particolar modo l'infanzia, poiché rappresenta la maternità, la genitorialità. Quindi potreste in questo periodo avere voglia di casa, avere voglia di famiglia, o potreste aver risentito persone a voi familiari del vostro passato che magari da molto tempo non risentivate. La luna rappresenta dei legami familiari, ragazzi, da dover sistemare, o con la vostra famiglia, per esempio nel caso in cui voi siate o siate state sposate, nel caso in cui abbiate dei figli, oppure con la vostra famiglia di origine. C'è un qualcosa dei vostri legami familiari che non è andato come doveva e che non sta andando come deve. Quindi state cercando anche qui di fare chiarezza, quindi nel legame con i vostri figli, se ne avete, o con i vostri genitori. La luna rappresenta quell'emotività che in qualche modo ci porta, anzi direi ci riporta al passato, e che in qualche modo purtroppo ci rende degli attori passivi nei confronti di ciò che ci accade, perché la luna rappresenta quegli agiti, quella sorta di coazione a ripetere di comportamenti, abitudini, stili di vita che in realtà non ci fanno bene, ma che siamo
in qualche modo portati quasi meccanicamente, quasi roboticamente a rivivere ogni volta, proprio perché appunto non li abbiamo sviscerati, non li abbiamo portati alla luce della coscienza, della razionalità. È un lavoro importante che state facendo e che dovete fare, perché questa è una carta che mi apre la stesa e soprattutto una carta del presente. Quindi in realtà questo percorso non è ancora terminato. Dovete fare chiarezza, vi ripeto ragazzi, in voi stessi, nei vostri sentimenti, tra le persone che vi circondano e soprattutto per quanto riguarda appunto i vostri stili di vita, le vostre abitudini, i vostri, vi ripeto, sentimenti, ma i vostri modi di amare, perché probabilmente amate troppo, avete amato troppo, avete dato troppo. La luna ci rappresenta in pieno il femminile, quindi in voi è molto forte il concetto di madre, il concetto di donna che si prende cura degli altri. Di donna che si sacrifica troppo per gli altri, lasciando da parte se stessa. Un po' come una sorta di mamma chioccia che si prende sempre troppo cura degli altri. Questo però chiaramente non vi ha portato a stare bene. E quindi state cercando anche di capire e anche di cambiare probabilmente questo lato di voi stesse. La luna, vi ripeto, rappresenta appunto anche la genitorialità. Potreste essere incinte o potreste volere un figlio. La luna è legata al segno del cancro e in seconda battuta al segno dei pesci. Quindi o potreste essere di uno di questi due segni, oppure potreste avere l'ascendente in uno di questi due segni. Oppure potreste avere un tema natale ricco di questi due segni nei principali pianeti che strutturano la personalità. Cioè, per esempio, potreste avere la Luna in pesci, oppure appunto Marte in cancro, Mercurio in cancro, o la Venere in pesci, per esempio. Questa è un'indicazione in più, nel caso ovviamente in cui conosciate il vostro tema natale attraverso appunto l'aiuto e l'ausilio delle effemeridi. Ma al di là proprio dell'appartenenza zodiacale, la presenza di questi due segni che cosa ci rimanda? Ci rimanda al concetto, vi ripeto, di passato e di emotività. Un passato che sta ritornando e che deve ritornare. Vi ripeto, magari anche persone che non sentivate da tempo o a cui avete ricominciato a pensare, perché evidentemente c'è ancora un qualcosa del percorso karmico con questi individui che deve essere chiarito. E un'emotività che deve essere chiarita. Ovviamente la luna rappresenta anche una sessualità non completa, mal vissuta. Quindi evidentemente non riuscite neanche tanto da un punto di vista appunto sessuale a dare libero sfogo completamente ai vostri desideri, ma non perché siano necessariamente peccaminosi, semplicemente perché evidentemente non avete al vostro fianco il partner giusto. Quindi come la luna rappresenta un'emotività anche nascosta, repressa, così può rappresentare anche una sessualità delle fantasie purtroppo castrate. Cerchiamo di capire a questo punto, in questo importante momento evolutivo, ragazze, che per forza dovete vivere, vediamo quali sono gli elementi che in qualche modo ostacolano questo percorso. Il mago. Allora, il mago in accezione negativa mi rimanda indubbiamente alla carta della luna. Perché? Perché il mago ci parla, ovviamente in accezione negativa, di personaggi poco seri, poco puliti, di affabulatori, di persone furbette, molto abili a livello comunicativo, ma appunto molto poco oneste. Ecco perché appunto ho detto, me lo aspettavo, proprio perché vi dicevo che con la carta della luna
Avete la necessità di fare chiarezza anche tra le persone che vi circondano? Ebbene sì, perché il mago mi riporta persone che avete ovviamente attorno a voi non sincere, persone disoneste, persone molto furbe, vi ripeto, abili per quanto riguarda la comunicazione, persone brillanti che però in realtà nascondono, diciamo, una personalità molto poco pulita, piuttosto disonesta. Il mago può riguardare sia l'ambito professionale, l'ambito finanziario, l'ambito economico, ma anche, per esempio, l'ambito sentimentale, piuttosto che familiare. Perché il mago generalmente ci può parlare di persone piuttosto giovani a livello di età. Quindi potreste avere a che fare, per esempio, con, vi dicevo, rapporti familiari, quindi figli problematici, oppure potreste avere fratelli o sorelle dal carattere appunto piuttosto problematico. Oppure potreste essere impegnate in una storia con una persona giovane, magari anche più giovane di voi, ma decisamente un bugiardo, un individuo piuttosto negativo che voi avete percepito grazie appunto alla luna come molto negativo per il vostro destino. Perché evidentemente vi rendete conto che è una persona molto furba, una persona che agisce per proprio tornaconto, una sorta di appunto truffatore, una sorta di imbroglione, un arrivista, un approfittatore. E quindi chiaramente vi rendete conto di essere circondate da persone delle quali appunto non fidarsi. Potrebbe anche essere però ovviamente un datore di lavoro piuttosto che appunto un collega. Comunque vi ripeto, qualcuno di poco pulito, una persona anche che parla troppo, vi ripeto, una persona ambiziosa, ma che per arrivare a ciò che vuole veramente non ha limiti. Non guarda in faccia nulla a questa persona, non ha moralità e non ha etica. Potrebbe essere anche una persona molto invadente e una persona tendenzialmente appunto capace di farvi soffrire. Di conseguenza, vi siete rese conto, vi ripeto, grazie al vostro intuito, che c'è qualcosa di questa persona che non vi piace. Quindi sul piano affettivo potrebbe sicuramente rappresentare, diciamo, un rapporto con una persona che non vi dà alcuna fiducia, un amore che si sta spegnendo e incrinando irrimediabilmente proprio perché vi rendete conto che di questa persona non vi potete fidare. Vi sentite imbrogliate da questa persona. Potreste, vi ripeto, avere rapporti un po' turbolenti con dei figli giovani, oppure appunto con degli elementi della vostra famiglia di origine particolarmente giovani, quindi fratelli per esempio più piccoli o anche cugini. Potrebbero essere appunto amici non fidati, di cui avete scoperto delle menzogne. Sul piano professionale può rappresentare, vi ripeto, dei colleghi o dei capi che non stanno assolutamente lavorando per voi, ma che anzi potrebbero addirittura mettere in giro delle voci e calunnie assolutamente impietose nei vostri confronti. Quindi ci potrebbero essere delle difficoltà, però ragazzi, guardate, sempre causate da delle terze persone, perché il mago rappresenta generalmente più che un'energia, una figura vera e propria. Quindi evidentemente una persona anche molto aggressiva. Spero solo verbalmente, ovviamente. Però vi ripeto, una persona di cui non vi fidate e ovviamente fate molto bene. Di conseguenza, in questo momento siete in un momento un po' di indecisione, di esitazione, proprio perché vorreste eliminare, diciamo, queste influenze così negative, ma a volte vi sentite un po' in difficoltà e incapaci nel poterlo fare. È come se vi sentiste, diciamo, senza strumenti per poter, diciamo, risolvere la situazione. Proprio perché a volte vedete, a mio avviso, questo nemico forse più grande di quello che realmente è. Sembra
stiamo parlando di un mago, quindi non stiamo parlando per esempio di un demonio piuttosto che della carta della morte, cioè stiamo parlando comunque di una situazione tutto sommato assolutamente risolvibile. È una persona da zittire, diciamo, proprio perché evidentemente parla troppo, è una persona che dice qualcosa che non si deve dire nel momento sbagliato e alle persone sbagliate. Quindi attenzione anche alle comunicazioni, perché il mago rappresenta proprio anche, in seconda battuta, le comunicazioni. Potrebbe rappresentare però anche, vi ripeto, dei tentativi di adescamento, comunque anche delle truffe da un punto di vista economico. Quindi attenzione, nel caso in cui voi lavoriate in ambito appunto finanziario, oppure nel caso in cui abbiate chiesto aiuto a qualcuno del settore, cercate di capire bene se effettivamente questa persona è affidabile o meno, eh? Perché obiettivamente, a mio avviso, non del tutto. Cerchiamo di capire in questa posizione la vostra meta, cioè ciò a cui tendete, il vostro destino. E appunto, allora, qui abbiamo il 7 di bastoni. Allora, ragazze, è una carta che vi rimanda all'autodifesa, cioè, mi raccomando, dovete cercare di proteggervi il più possibile, vi ripeto, da persone che possono apparire amiche, ma in realtà non lo sono. Guardate, qui ci sono appunto 6 bastoni che in realtà non possono provocare a questa ragazza del danno perché sono appoggiati, però c'è ancora un bastone che tende verso di lei e lei ovviamente sta guardando in questa direzione, pur non agitandosi, diciamo, particolarmente, ma il 7 di bastoni rappresenta proprio il difendere la propria posizione in tutti i modi. Ossia, mi raccomando, cercate di prestare attenzione, come vi ho già detto sino ad ora, a tutte le persone che vi circondano e che possono parere amiche o possono avere comunque un atteggiamento amichevole nei vostri confronti, perché obiettivamente il 7 di bastoni rappresenta il successo, rappresenta la vittoria, quindi voi siete delle persone di successo, ammirate, richieste e anche da un punto di vista sentimentale molto desiderate, quindi siete delle persone in vista. Il 7 di bastoni rappresenta il successo, la piena realizzazione, però dovete cercare di difendere la vostra posizione, cioè il successo che voi avete ottenuto. La carta del 7 di bastoni arriva da una carta appunto di vittoria, che è il 6 di bastoni, che è appunto la vittoria conclamata da parte di chiunque vi circondi. Quindi vi ripeto, siete delle persone valide, questo sia da un punto di vista sentimentale che da un punto di vista professionale ed economico. Ma attenzione a quel piccolo bastone che tende ancora in qualche modo a poter essere pericoloso in futuro. Quindi c'è ancora un qualcosa da sistemare, ma ve lo dicevo con la carta della luna, c'è ancora una piccola parte dell'evoluzione, non è ancora stata compiuta del tutto questa parte fondamentale, ragazzi, della vostra vita. C'è ancora un qualcosa di cui appunto dovete prendere coscienza, ve lo dicevo appunto con la carta della luna. C'è ancora qualche segreto da scoprire, c'è ancora un qualcosa da tenere a debita distanza. Quindi vi ripeto, il 7 di bastoni è una carta molto bella perché rappresenta il successo che voi avete, vi ripeto, sia da un punto di vista sentimentale, cioè siete molto ricercate, siete molto ammirate. Anche nel caso in cui voi siate single, siete comunque delle persone, vi assicuro, ammirate. C'è qualcuno che sta già mirando voi, che vi sta puntando già magari da un po' di tempo. Vi dicevo appunto con la luna delle emozioni nascoste. Quindi c'è comunque in arrivo qualcosa o qualcuno di positivo, anche in ambito professionale. Voi siete molto stimate ed apprezzate, di questo vi posso assicurare. Il discorso però qual è? È che le carte vi mettono in qualche modo sull'allerta dicendovi: sì, però attenzione a non fidarti troppo, perché c'è una persona che potrebbe ancora in qualche modo tirarti appunto un tiro
no? Classico tiro mancino, cioè qualcosa di non proprio ancora giusto, pulito e soprattutto leale. Però vi ripeto, voi tendete assolutamente al 7 di bastoni, quindi assolutamente al successo, al vedere riconosciute tutte le vostre qualità e le vostre capacità. Soprattutto la carta del 7 di bastoni rappresenta anche dei discorsi, delle trattative che sono risolutorie, un'energia molto importante anche da un punto di vista sessuale, perché parliamo chiaramente di bastoni, quindi dei desideri che in qualche modo vengono realizzati. Vi ripeto, anche grazie proprio alla vostra capacità comunicativa, a dei discorsi, a delle corrispondenze, a delle dichiarazioni. Ci saranno sicuramente, diciamo, delle comunicazioni molto importanti che voi riceverete e che avrete con le persone del vostro entourage. Sia, vi ripeto, da un punto di vista professionale che anche da un punto di vista sentimentale. Farete quell'incontro importante nella vita, in entrambi i settori. Ma dovete ancora eliminare e risolvere una piccola contrarietà. È piccola però, ragazzi, parliamo di un 7 di bastoni. Quindi sono contrarietà molto lievi. Inoltre il 7 di bastoni può anche rappresentare, per esempio, delle collaborazioni importanti. Vi ripeto, sia a livello professionale, ma anche appunto a livello sentimentale. Quindi i vostri desideri si realizzeranno e tutti questi ostacoli verranno superati, ma attenzione ad eliminare dalla vostra vita le persone che in qualche modo non sono sincere. Ok, quindi vi viene in qualche modo consigliato di essere coraggiose e di mantenervi ferme sulle vostre posizioni. Mi raccomando, dovete cercare di proseguire in questo percorso di apertura stesa, quindi dato dalla luna. Quindi non agite mai in maniera superficiale o leggera, non vi fidate subito. Siate ferme, risolute e oneste e richiedete onestà da parte degli altri. Quindi attenzione anche alle storie, come vi dicevo prima, che potreste aver vissuto appunto sotto l'egida della luna, quindi storie appunto nascoste, clandestine. Perché questa tipologia di storie a voi fino ad ora non hanno portato a nulla. Ok? Inoltre il 7 di bastoni può rappresentare anche dei viaggi. Di conseguenza potreste in realtà spostarvi anche per lavoro, cambiare casa, cambiare città, rappresenta anche dei trasferimenti, può rappresentare anche l'estero. E vi viene consigliato di farlo, di buttarvi in questa nuova vita, perché qui avrete delle ottime sorprese. Quindi la carta è molto bella, ma dovete veramente ancora evidentemente, diciamo, superare, ma vi ripeto, quella piccola contrarietà. E probabilmente anche, vi ripeto, in qualche modo risolvere la situazione con questo mago in accezione negativa. Vediamo il passato più lontano. Allora, in questo caso abbiamo la carta della giustizia. Ragazzi, continuiamo ad estrarre arcani maggiori. Voi sapete che gli arcani maggiori hanno un'importanza fondamentale nelle stese, non che gli arcani minori non ne abbiano, però gli arcani maggiori rappresentano un'evoluzione, ecco qui, di tipo interiore importante nel consultante, mentre appunto, diciamo, gli arcani minori ci danno indicazioni più sulla quotidianità, sugli eventi, sulle tempistiche. In realtà, invece, chiaramente gli arcani maggiori hanno un'impronta ben diversa, sono fondamentali nelle stese perché rappresentano proprio dei mattoni nella vita di un individuo. In passato abbiamo appunto la carta della giustizia. Il lavoro che voi state facendo ad oggi con la carta della luna è stato già, come vi dicevo anche all'inizio stesa, appunto iniziato tempo prima. Cioè, voi avete già iniziato in qualche modo a, diciamo, rivedere, una sorta di rewind, no? Il vostro cammino, la vostra vita. E avete iniziato a farvi delle domande. Delle domande per cercare di capire, ma io sono effettivamente felice? Ma io cosa posso fare per portare, guardate, equilibrio
nella mia esistenza. Perché vi siete rese conto obiettivamente che c'è qualcuno a cui avete dato troppo, qualcuno che non se lo meritava e che non vi ha assolutamente ricambiato allo stesso modo? Vi siete rese conto di essere state vittime di persone, di situazioni dove non c'era bilanciamento, dove non c'era chiarezza e dove in qualche modo voi avete dovuto dare e fare più di tutti gli altri? La giustizia rappresenta anche il classico motto chi rompe paga, quindi evidentemente siete state anche per esempio ingiustamente colpevolizzate, per esempio di un qualcosa in ambito professionale piuttosto che in ambito sentimentale, o avete voi subito dei gravi torti, vi ripeto, da parte di persone appunto attorno a voi, per esempio appunto un tradimento. Perché la giustizia rappresenta anche, in accezione negativa, come in questo caso appunto, l'infedeltà. Quindi è come se in qualche modo voi stesse cercando ad oggi di avere una sorta di risarcimento di tutto ciò che avete appunto passato nel passato più lontano, proprio perché obiettivamente avete subito delle grandi ingiustizie. La giustizia rappresenta anche appunto tutte quelle relazioni ufficiali, quindi matrimonio, oppure una convivenza, qualcosa in cui voi credevate veramente tanto e che poi però purtroppo non per colpa vostra in qualche modo si è interrotto. Ma dall'altra parte avete trovato delle persone, eccolo qui, molto furbe, come ci diceva appunto la carta del mago, che hanno saputo in maniera direi perfetta ribaltare la frittata, cioè dare a voi la colpa appunto dell'insuccesso del rapporto. In realtà la colpa era soltanto loro, e quindi in questo momento voi state pensando: prima o poi pagherai per il male che mi hai fatto. Prima o poi, ragazzi, tutti raccolgono ciò che hanno seminato, sia in positivo che in negativo. Ovviamente tutti abbiamo ciò che meritiamo a seconda delle nostre azioni. Ecco, in questo momento è importante, come vi diceva appunto la carta del 7 di bastoni, che voi vi manteniate in equilibrio e in fermezza. Cioè dovete avere sicurezza in voi stesse, perché voi in realtà venite da un passato veramente di ingiustizie, dove ci sono state molte persone, ve lo dicevo già col mago, poco chiare, poco corrette, persone bugiarde, che vi dicevo con la luna potrebbero, attenzione, ritornarvi ancora nel presente e poi vedremo anche nel futuro. Ma dovete assolutamente mantenere un comportamento rigoroso, anche abbastanza distaccato rispetto a persone del passato che vi hanno deluso e vi hanno fatto male. Perché vi ripeto, la carta della giustizia va un po' a riprendere il concetto del 7 di bastoni. Siete state evidentemente anche a volte raggirate, frodate, ingannate da delle persone che non erano sincere. Questo vi ripeto un po' in tutti gli ambiti, quindi sia in ambito sentimentale, per chi appunto in questo momento stia cercando delle risposte prevalentemente in quel settore, sia appunto in ambito finanziario piuttosto che professionale. Quindi in qualche modo state effettivamente cercando di trovare la vostra strada, la strada giusta per voi, e soprattutto state cercando di sistemare il più possibile ciò che non va. Ma vi ripeto, questa consapevolezza di aver subito un qualcosa di negativo parte già dal passato. Avete già iniziato in passato a cercare le giuste soluzioni. Dentro di voi è molto forte il desiderio di liberarvi da tutto ciò che sino ad ora vi ha condizionato. È come se a volte vi sentiste mancare l'aria perché c'è qualcosa che vi ha oppresso, che vi ha anche caricato inutilmente di sensi di colpa, di rimorsi, di rimpianti, imposizioni sociali, dettami dell'infanzia, ve lo dicevo con la luna, anche rancori, risentimenti che in realtà non vi hanno mai fatto bene. State cercando proprio di fare una sorta di tabula rasa, di ripartire, perché veramente vi siete rese conto che qui le persone attorno a voi non si sono comportate bene.
è una presa di consapevolezza, vi ripeto, già da diverso tempo. State agendo in maniera molto severa, o comunque il karma vi ha messo di fronte alla realtà dei fatti. Queste persone non ti hanno aiutato. Allora, vediamo a questo punto il presente barra passato più vicino. Quindi in realtà parliamo di qualche giorno fa, qualche settimana fa, massimo qualche mesetto fa. Allora, vediamo un po'. È appunto il 5 di spade. Allora, il 5 di spade ci parla di conflitti, conflitti mentali o conflitti con l'ambiente esterno. Viene ribadito un po', bene o male, sempre lo stesso concetto che abbiamo citato all'inizio con la luna. Quindi, in quel punto vi dicevo che dovreste sistemare e rivedere, e lo state già facendo, sia la vostra interiorità, ma anche i rapporti con, appunto, l'esterno. Cioè, ci sono state delle preoccupazioni in riferimento a delle persone che vi circondano, che potrebbero essere appunto familiari, amici o comunque compagni, o in questo caso anche colleghi, perché le spade non ci danno un'indicazione precisa dell'ambito. Fosse venuto un 5 di coppe, riguardava prevalentemente i sentimenti, oppure un 5 di bastoni, riguardava appunto prevalentemente l'ambiente professionale. In questo caso invece abbiamo un 5 di spade, quindi sono delle preoccupazioni inerenti in generale un po' a tutti i settori, diciamo, della vostra vita, o comunque possono abbracciare, diciamo, più settori della vostra vita, conflitti con più persone appunto che possono far parte della vostra famiglia attuale, nel caso in cui voi siate sposate, come dicevamo appunto con la carta della giustizia, oppure appunto persone della vostra famiglia d'origine, quindi appunto genitori piuttosto che fratelli o sorelle, oppure appunto colleghi, datori di lavoro. Quindi vi siete rese conto, e qui di nuovo mi torna ancora con il 5 di spade, il concetto di essere state circondate da persone che in qualche modo volevano un po' giocare sporco, volevano vincere un po' a tutti i costi, anche attraverso, diciamo, una manipolazione assolutamente scorretta. Avete trovato delle persone che hanno cercato veramente di, a volte, prevaricare su di voi. Ragazze, guardate che questo mago in accezione negativa è stato assolutamente profetico, perché obiettivamente quasi tutte le carte vi mettono in qualche modo in luce il fatto di aver trovato la persona sbagliata al momento sbagliato, perché evidentemente, vi ripeto, avete avuto in qualche modo al vostro fianco delle persone che potevano sembrare persone, diciamo, di buon cuore, in realtà erano delle persone assolutamente nemiche, bugiarde, un po' furbette, che tramavano spesso alle vostre spalle. E quindi in qualche modo avete preferito chiudere determinati rapporti o comunque allontanare queste persone, perché il 5 di spade rappresenta appunto un individuo che si ferma a pensare e che dice: adesso però mi sono stancato, mi sono stancata. Quindi potreste appunto aver interrotto delle amicizie oppure delle frequentazioni, oppure addirittura aver appunto chiuso una storia, quindi una convivenza, un matrimonio, perché la carta del 5 di spade può rappresentare appunto anche un divorzio, una separazione, oppure può rappresentare anche la chiusura di un contratto di lavoro. Quindi avete deciso, state decidendo di chiudere con qualcosa, proprio perché vi siete rese conto che qualcuno ha giocato sporco. Questa situazione però è pesante, vedete? Nella vostra mente, nella vostra anima, in qualche modo non è una situazione che vi ha sicuramente reso tranquilli e sereni. Ecco perché conflitti anche, come vi dicevo appunto poco fa, interiori, perché vi siete fermate a chiedere, ovviamente, a pensare: ma sto facendo la cosa giusta? La scelta che in qualche modo ho deciso di portare avanti è quella definitiva? È ciò che realmente voglio? È ciò che realmente mi farà bene? Quindi state veramente cercando di riflettere molto su voi stessi, ma soprattutto sull'ambiente che vi circonda, perché vi siete rese conto che qui c'è qualcuno che ovviamente non ce la racconta giusta. Allora, mamma mia, ma che carta bella, ragazzi, che carta meravigliosa. Allora, ma tesoro, ve lo auguro.
Guardate, l'ho menzionato all'inizio. Che cosa vi ho detto? Dopo la carta della luna, tra l'altro, guardate, presente, futuro. Oh, vabbè, ragazzi. Allora, qui abbiamo la luna e vi ho detto, qual è la carta successiva? Il sole, fantastico. Allora, tutto questo verrà cancellato. La negatività, scordatevela. L'oscurità non troverà più posto. Questa persona finalmente esaurirà tutto ciò che deve dire e finalmente verrà messa a tacere. Queste preoccupazioni scompariranno. Avrete la vostra giustizia. Il vostro percorso verrà portato a termine. Perfetto. Il successo che vi preventivavo appunto con il 7 di bastoni. Guardate la logica, l'intelligenza già di questa prima parte appunto della stesa della croce celtica. Ragazze, la carta del sole è probabilmente la carta più bella del mazzo, dell'intero mazzo, di tutti i 78 arcani. Perché? Perché il sole si può tradurre in una sola parola: felicità. Ebbene sì, gioia, allegria, successo. Il sole rappresenta quell'incontro, l'incontro d'amore con l'anima gemella. Tra l'altro, spesso non in questo mazzo, ma nei mazzi più tradizionali, appunto, la carta del sole è rappresentata da due gemelli. Quindi potreste avere un incontro perfetto con la persona che stavate cercando, con la persona che in qualche modo avete sempre aspettato, magari con la persona alla quale non siete mai riuscite, come dicevamo all'inizio con la luna, a rivelare i vostri sentimenti. E invece finalmente questi sentimenti verranno rivelati e questa persona vi dirà: ma sì, perché non me l'hai detto prima? Rappresenta, vi dicevo, anche di nuovo l'infanzia. Quindi può rappresentare la nascita. Vi dicevo che potreste essere appunto incinte, potrebbero nascere appunto anche magari due gemelli, potreste essere in attesa di due gemelli e sarà un parto meraviglioso, è una nascita assolutamente ben augurale. A differenza della luna, che rappresenta la femminilità, quindi il femminile, il sole rappresenta il maschile. Quindi in realtà con questa carta avrete sicuramente degli individui di sesso maschile che possono far parte della vostra famiglia o comunque dell'ambito delle vostre conoscenze, quindi un papà, un marito, piuttosto che un fidanzato, piuttosto che appunto una persona nuova che andrete a conoscere, che vi darà una mano enorme nel risolvere tutte le situazioni che avete appunto ancora in discussione. Quindi il sole rappresenta la gioia, rappresenta la nascita, ma rappresenta la nascita anche proprio di una nuova vita, rappresenta il successo, rappresenta delle notizie ben augurali e rappresenta appunto quella chiarezza di cui parlavamo prima, quella luminosità, quella pace, quella armonia psicofisica che voi avete sempre cercato. Voi vincerete assolutamente su qualsiasi nemico. Tutto questo non esisterà più, verrà sbaragliato. Tra l'altro, e questo mi rende veramente molto felice, la carta del sole rappresenta la salute, quindi la guarigione. Ragazze, se nel caso in cui voi non siate state particolarmente bene da un punto di vista appunto di equilibrio psicofisico, evidentemente state affrontando le cure giuste che vi porteranno comunque a stare bene. Quindi vi state affidando evidentemente a delle persone valide, questo mi fa molto piacere. Rappresenta in amore un rapporto felice, vi ripeto, l'incontro con la persona giusta. Può rappresentare anche tanta passione, perché il sole rappresenta il fuoco. Rappresenta anche magari una convivenza, un matrimonio. Quindi deciderete veramente per appunto un qualcosa di importante nella vostra vita con grande lucidità e chiarezza, ma agirete con trasparenza, con fedeltà, con onestà, con lealtà.
Il sole, ragazze, non perde mai la sua positività in una stesa, e anche se comunque possa capitare di avere il sole in accezione negativa, può rappresentare al massimo dei piccoli ritardi, dei piccoli ostacoli, ma difatti in natura il sole c'è sempre, sorge sempre, anche se per esempio ci sono le nuvole e c'è brutto tempo, il sole c'è. Quindi in realtà è una carta comunque sempre positiva, in questo caso addirittura mi viene in accezione positiva, ragazze mie, quindi voglio dire, è una carta che veramente scalda il cuore, ma anche il vostro passato. Tra l'altro, in realtà è una carta che ha delle tempistiche molto 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 veloci, nel senso che può verificarsi, quindi questo cambiamento importante, da poche settimane a circa addirittura un paio di mesi, ma addirittura può avere degli effetti che vanno oltre l'anno, l'anno ovviamente solare. Quindi i cambiamenti che voi state aspettando, in qualsiasi ambito voi lo stiate aspettando o li stiate aspettando, appunto, arriveranno a breve. Quindi parliamo di poche settimane, 2 o 3 settimane al massimo, circa un paio di mesi, però con un'estensione addirittura di oltre l'anno. Quindi in realtà da un punto di vista affettivo, professionale, fisico, finanziario, non dovreste avere assolutamente preoccupazioni. Ma gli arcani anzi vi invitano a godere della vostra gioia e di mettere da parte tutti quei momenti di inquietudine che purtroppo hanno fatto parte del vostro passato. Ma perché vi ripeto, qui incontrerete la persona giusta. Per esempio, sul piano professionale, arriverete veramente ad un periodo veramente di grande successo. Quindi, per esempio, incontrerete il datore di lavoro giusto che vi saprà valorizzare. Da un punto di vista finanziario, ragazzi, può rappresentare anche tanto denaro, eh? Quindi una ricchezza meritata, ma comunque tanta prosperità, quindi buoni guadagni. Sul piano affettivo, vi ripeto, l'incontro con l'anima gemella, ma sarà veramente un incontro molto importante anche da un punto di vista puramente erotico, qui c'è tanto fuoco. Quindi, qualsiasi sia la vostra situazione, per esempio una separazione, un divorzio, incontrerete un'altra persona che vi farà perdere la testa e che vi farà finalmente vivere quei momenti di grande serenità che vi meritate. Questo anche nel caso in cui abbiate, per esempio, delle problematiche familiari importanti, tornerà assolutamente il sereno. E vi ripeto, potrete veramente contare su aiuti che riceverete soprattutto da parte di amici, da parte di un elemento maschile della vostra cerchia. Sarà una persona veramente e sinceramente innamorata, una persona che vi vorrà bene, ma anche un collaboratore fedele, affidabile in questo caso, un amico che vi porterà aiuto, un professionista giusto a cui voi vi appunto rivolgerete. E poi vi ripeto, sul piano fisico rappresenta proprio ottima salute, guarigione e proprio una sorta di rigenerazione delle vostre energie vitali. Quindi riuscirete in tutto ciò che voi avete richiesto, conquisterete la persona che avete sempre voluto. Avrete grande celebrità, armonia con il vostro ambiente esterno e rappresenta anche tante nuove conoscenze comunque, quindi tante comunicazioni. Il sole rappresenta proprio l'essere al centro appunto dell'attenzione. Quindi in realtà direi che andrete veramente verso un periodo di grande respiro. Tra l'altro, a livello, diciamo, temporale, rappresenta la fine della primavera. Quindi, comunque, solitamente il mese di giugno, comunque il solstizio estivo, e appunto rappresenta in prima battuta il segno zodiacale del leone e poi anche il segno dei gemelli, appunto. Quindi, grosso modo, il periodo appunto estivo, fine primavera ed estate, giugno, luglio, agosto. Rappresenta appunto anche i luoghi aperti, molto appunto esposti al calore, al sole, quindi potreste fare appunto dei viaggi in luoghi particolarmente caldi e lì potreste fare quell'incontro giusto. Ok?
Quindi tempistiche direi non assolutamente lontane, anzi direi tempistiche veramente molto 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 veloci. Allora, a questo punto vediamo un po' anche l'altra parte ovviamente della croce celtica, che è altrettanto importante. Questa appunto è la carta di ostacolo e la metto in questa posizione. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia appunto qui abbiamo la carta del 6 di denari, ossia questa è la posizione che riguarda l'influenza che voi avete sul vostro ambiente e ovviamente come voi potreste agire per sistemare la vostra situazione. Il 6 di denari, appunto. Allora, ragazzi, il 6 di denari rappresenta il dare in maniera giusta ed equilibrata a chi realmente merita, senza strafare, senza dare di più. La carta del 6 di denari rappresenta un individuo che decide in maniera razionale, consapevole, lucida e conscia di donare in maniera generosa, per carità, ma di non elargire troppo a chi fino ad ora a voi non ha dato. Il 6 di denari rappresenta l'equo scambio, il dare e l'avere, il bilanciamento. Cioè, in una relazione non c'è uno dei due che dà più dell'altro. Quindi gli arcani vi stanno invitando a valutare bene le persone che avete al vostro fianco, ecco di nuovo, per poter capire effettivamente chi merita le vostre attenzioni, il vostro aiuto e chi invece non lo merita. Quindi vi viene in qualche modo consigliato di agire con prudenza, proprio perché evidentemente, e questo ve l'ho già ripetuto più e più volte nella prima parte della stesa, avete dato evidentemente troppa fiducia a persone sbagliate o ad esempio in amore. Avete dato troppo a persone che non vi stavano palesemente dando tanto quanto voi. Se io ti do 100, tu mi devi dare 100. Non esiste che io ti do 100 e tu me ne dai 89. No. Quindi gli arcani vi consigliano, date attenzione a chi lo merita e date disattenzione a chi ha dato a voi disattenzione. Non fate capire alle persone di essere sempre lì pronte, disposte a comprendere e ad accettare qualsiasi loro comportamento. È un arcano che vi invita anche un po' alla severità, ad essere dei giudici, guardate la giustizia. Quindi se una persona, per esempio, non si fa sentire per diverso tempo, ricambiate la persona con la stessa identica moneta. Perché io non sono un soprammobile da posizionare tra gli altri soprammobili e essere rispolverato quando ne hai voglia. Questo non esiste. In ambito professionale, d'accordo impegnarsi, ma ovviamente in un determinato limite. E nel momento in cui vi rendete conto che comunque ciò che fate viene ripagato, ma non soltanto da un punto di vista monetario, ma anche solo in quanto a riconoscimento, perché altrimenti è veramente un lavorare agevolando gli altri, magari in qualche modo togliendo ad altri delle fatiche per accollarsele. Questo è assurdo. Quindi è un consiglio, direi, molto importante, di valutare bene le persone che avete al vostro fianco. Non date mai di più di quello che ricevete. Attenzione. Vediamo l'ambiente che vi circonda, come invece questo ambiente in qualche modo invece influenza voi. È appunto, allora, il 9 di bastoni. Di nuovo una carta di attenzione, mamma mia. Allora, il 9 di bastoni rappresenta appunto delle persone delle quali in qualche modo purtroppo ancora un po' diffidare. Guardate questa ragazza. Diciamo che tutto sommato non ha nemici attorno. Ma lei cosa fa? Mette questa sorta di, diciamo, staccionata, no? Tra se stessa e ciò che lei vede arrivare.
Guardate, lei sta guardando verso l'orizzonte, in un ambiente lontano oltre sé. Ma lo sta facendo, guardate, con questo bastone in mano, illuminato da un fuoco. Quindi comunque una persona che ha comunque un modo per potersi difendere eventualmente e sta comunque ergendo una sorta di protezione tra sé appunto e gli altri. Quindi in qualche modo vi consigliano gli arcani di andare avanti, come vi ho detto sin dall'inizio, in questo percorso proprio di scrematura, direi, tra le persone che avete al vostro fianco, perché solo così riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, perché ci sono comunque degli individui di cui ancora guardarsi. Sono persone che in realtà vi ammirano e vi desiderano, perché parliamo di un 9 di bastoni. Quindi in ambito sentimentale sono persone che vi desiderano fisicamente, che vi ammirano e che vorrebbero un'evoluzione della storia con voi. Parliamo di una carta di grado 9, quindi vorrebbero eventualmente aprire un nuovo ciclo con voi. Per esempio persone che vorrebbero frequentarvi. Ma in realtà sono comunque persone da osservare bene, facendo capire a queste persone: io non sono sciocca, o comunque non sono qui ad attendere i tuoi comodi, nel caso in cui voi stiate comunque chiedendo prevalentemente di un discorso di tipo appunto sentimentale. Quindi cercate in qualche modo di essere il più possibile attente, vi ripeto, scremando tra le persone che comunque vi circondano. Perché ci sono molte persone che mirano a voi, che però potrebbero avere, ovviamente in ambito sentimentale, soltanto, diciamo, delle intenzionalità di tipo appunto sessuale, perché parliamo di bastoni. Quindi persone che mirano a voi sicuramente, ma per, diciamo, non una vera e propria storia d'amore come voi vorreste e come voi otterrete. Quindi persone che in qualche modo possono mirare a voi per un mero soddisfacimento fisico. Stessa cosa per quanto riguarda, diciamo, un discorso professionale, cioè potreste avere colleghi che sicuramente vi apprezzano, che sicuramente vi vedono come una persona vittoriosa e vincente, ma qualche volta, tra virgolette, un po' da sfruttare, prestatemi il termine. Questo può creare comunque delle contrarietà, ok? Quindi persone con le quali avete avuto fin adesso troppa pazienza, mi dicono gli arcani, con le quali avete comunque dovuto agire in maniera anche troppo saggia, anche troppo, diciamo, controllata. Ora basta, dovete pensare ad andare avanti verso il vostro obiettivo. Perché comunque il vostro successo, caspita se c'è. Ma cercate, vi ripeto, di riflettere bene, di osservare bene le persone che avete attorno a voi. Perché sono persone appunto che potrebbero essere anche difficili da raggiungere, perché il 9 di bastoni potrebbe anche in questo caso rappresentare l'estero, quindi persone che abitano distanti da voi. Quindi anche storie appunto in lontananza, frequentazioni sporadiche anche nel tempo. Cercate di valutare bene, ragazze, se queste persone effettivamente meritano tutta questa vostra pazienza, se avete veramente adesso anche fin troppo avuto autocontrollo e se adesso forse invece è proprio il caso di dire adesso basta. Perché d'accordo avere pazienza, d'accordo comprendere, ma fino a un certo punto, adesso esisto io. Perché sono persone veramente che a volte vi mettono un po' troppo alla prova. Allora, vediamo a questo punto il vostro stato d'animo. Quindi, che cosa c'è dentro di voi in quanto a paure, desideri, ciò che vorreste, ciò che non vorreste, il 6 di coppe. Allora, la carta del 6 di coppe rappresenta le memorie del passato. Quindi, un passato che ritorna,
nel presente e che chiaramente lo va a condizionare. Che cosa vi ho detto, ragazze, con la carta della luna? Che sicuramente qui ci sono delle persone che ritorneranno nel vostro presente. Ci sono delle persone del passato che potrebbero appunto ritornare. In questo caso direi proprio di sì. Ossia, con la carta del 6 di coppe, potrebbero esserci delle persone del passato, del vostro passato, che ritornano e che in qualche modo possono mettervi un po' in difficoltà. Nel senso che potrebbero portarvi a rivedere delle vostre posizioni, per esempio a ritornare con dei vostri ex, o comunque ad esserne ancora affascinate. Oppure potrebbe essere un passato che ritorna in quanto ha, diciamo, ricordi, nostalgie, anche rimpianti, proprio perché evidentemente potreste aver incontrato persone o una persona che vi ricorda magari qualcuno del vostro passato. Quindi c'è un passato da rimaneggiare. Ragazze, io ve lo dicevo sin dall'inizio con questa carta della luna. Il passato bisogna comunque rivederlo, perché ci sono delle, diciamo, persone che hanno evidentemente ancora una qualche importanza nella vostra vita e il cui rapporto con voi non è ancora esaurito a livello karmico. Oppure, vi ripeto, ci possono essere delle situazioni, delle abitudini del vostro passato che devono essere riviste, perché evidentemente possono crearvi degli ostacoli a questa evoluzione. Siete delle persone che in questo momento troppo spesso a volte si sono ritrovate a ripensare a situazioni del passato. No, per andare avanti, d'accordo, quel percorso che vi dicevo prima, di rimestare nella vostra anima, però deve arrivare anche un momento in cui poi si va oltre. Quindi, diciamo, si vede oltre il passato. Bisogna ricominciare a mettere mano però anche nella progettualità del futuro. Quindi persone del passato, situazioni del passato andrebbero, direi, eliminate. E soprattutto nel caso in cui vi tornino persone del passato, perché qui potrebbe esserci, devo dire la verità, è un'influenza abbastanza importante, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Qua parliamo di coppe, eh? Quindi persone scelte del passato che potreste essere in dubbio se rivedere o meno. Mi raccomando, 6 di denari, cercate di razionalmente analizzare la situazione e di valutare bene la persona che avete davanti a voi, chiedendovi: ma io con questa persona ero davvero felice? Questa persona cosa mi dava rispetto a quanto gli ho dato io sino ad ora o gli davo io nel passato? Ma questa persona merita davvero una seconda udienza? È giusto che io continui a ripensare a quella persona del passato? È giusto che io continui a rimanere legata a situazioni del passato che tanto non mi portano a niente, che mi fanno solo aspettare, attendere, come appunto dicevamo prima con questo 9 di bastoni? Forse è il caso di iniziare a guardare oltre, perché ve lo dicevo col sole. È nella novità che voi troverete comunque il nuovo, nuove conoscenze, nuovi ambienti, nuove situazioni. Attenzione a questo passato, con queste persone un po' furbette, dalle quali le carte vi stanno avvisando più e più volte. Mi raccomando, cercate di rivedere bene la storia, il film che ha avuto come protagonisti voi e queste persone o questa persona. Questo vale anche in ambito professionale, ma chiaramente direi prevalentemente in ambito sentimentale, visto che parliamo di un 6 di coppe. Rappresenta, vi ripeto, anche in qualche modo delle situazioni familiari, anche appunto per quanto riguarda famiglia di origine, da rivedere, e rapporti con i propri genitori. Quindi qui ci sono delle situazioni genitoriali, guardate, rapporto genitori-figli, da riconciliare, da riappacificare.
cercando proprio di rivedere quello che nel passato non è andato bene. È solo questo che vi permetterà di andare avanti, la riconciliazione con il passato. Basta rimpianti, basta rimorsi, basta sensi di colpe, basta nostalgia. Inoltre è un 6 di coppe, le carte di grado 6 rappresentano quale altro, diciamo, ambito interpretativo, le scelte. La carta, per esempio, di grado 6 degli arcani maggiori è appunto gli amanti, che rappresentano non solo una nuova unione, ma anche appunto la scelta tra due persone. Quindi potreste trovarvi nella necessità di scegliere tra due persone. Per esempio, una persona nuova e una persona del passato. Ok? Oppure l'intraprendere, diciamo, delle situazioni simili a quelle del passato, cambiare completamente, iniziando un qualcosa di totalmente nuovo. Quindi il passato va rivisto, ragazze, purtroppo deve ritornare per permettervi di evolvere nel futuro. Perché qui evidentemente, ve l'ho detto dall'inizio, c'è qualcosa ancora che deve essere chiarito. E ci sono ancora delle scelte, evidentemente, da fare, che in qualche modo devono essere riviste. Vediamo a questo punto la carta di responso finale, quindi il futuro, che assieme alla carta del sole ci danno un quadro appunto dei prossimi mesi, delle prossime settimane. Allora, vediamo un po', in questo caso abbiamo, bello, allora, il 2 di bastoni. Allora, ragazze, il 2 di bastoni rappresenta la pianificazione, rappresenta l'organizzazione, rappresenta il prendere mano in maniera fattuale, in maniera concreta, la propria vita, la propria esistenza, per poter finalmente dare vita ad un nuovo corso. Parliamo di un 2 di bastoni. Cosa vi ho detto con la carta delle 6 di coppe? Una carta di scelta, potreste trovarvi a scegliere tra due persone o due percorsi. Ecco, ebbene, vi viene confermato, cioè il 2 di bastoni rappresenta appunto lo scegliere anche tra due opzioni, il cercare di capire come muoversi tra due situazioni diverse. Quindi evidentemente vi troverete a dover riflettere di nuovo sulla possibilità di intraprendere o una o l'altra strada, questo sia da un punto di vista professionale, perché parliamo di bastoni, ma anche da un punto di vista sentimentale. Quindi potreste trovarvi a dover scegliere tra, per esempio, due persone, come vi dicevo prima, una persona nuova e una persona del passato, oppure tra il rimanere, per esempio, legati al vostro compagno ufficiale, nel caso in cui siate ancora sposati, e invece portare avanti questo desiderio di liberazione che avete molto forte dentro di voi. Il 2 di bastoni rappresenta comunque la soluzione, cioè voi finalmente arriverete ad una soluzione quasi insperata di qualsiasi problema. Quindi rappresenta un momento di grande gioia e una novità importante nella vostra vita. Quindi sì, ci saranno delle novità, certo. Il 2 di bastoni rappresenta un nuovo amore, ve lo dicevo con il sole. Nuove opportunità professionali, ve lo dicevo anche prima con il sole. Il successo, ve lo dicevo anche prima con il sole, con il 7 di bastoni. Rappresenta anche una ricchezza materiale, rappresenta anche un'ottima sessualità, compromessi, vincite, anche situazioni fortunose. Quindi in realtà voi vi troverete di fronte sicuramente a delle scelte. Queste scelte porteranno ad un'evoluzione. La carta successiva al 2 di bastoni è il 3 di bastoni, che parla di evoluzione. Quindi tutti i vostri progetti subiranno sicuramente un'evoluzione. Avrete successo sia in amore, ma anche nella professione. Questo però a seguito sempre di vostre scelte oculate. Perché vi ripeto, con questo 2 di bastoni, che mi rappresenta proprio la pianificazione, le decisioni che voi prenderete per il futuro non saranno prese a cuor leggero. Quindi in qualche modo ci rifletterete parecchio. Pensate
all'arcano per eccellenza di grado 2 degli arcani maggiori, la papessa. Quindi pensate proprio alla chiarezza e alla riflessione introspettiva della papessa. Quindi ci sarà sicuramente una gioia? Sì, ma questa gioia sicuramente avverrà grazie comunque ad una vostra riflessione. Ve lo dicevo con questo 6 di denari. Valutate bene chi avete al vostro fianco e ci sarà il sole. E molto probabilmente a sua volta questo sole porterà ad una scelta che, vi ripeto, non sarà presa assolutamente a cuor leggero, proprio perché ci sarà un mutamento importante nella vostra esistenza. Io direi quasi radicale, quasi epocale. Potrebbe essere, vi ripeto, anche proprio una partenza, perché il due di bastoni rappresenta anche qui la distanza fisica. Quindi potrebbe essere che, per esempio, voi conosciate una persona che vive geograficamente lontana da voi e voi decidiate definitivamente di raggiungerla per vivervi questa storia, questa bellissima storia d'amore. Quindi, in realtà, a mio avviso, veramente, ragazzi, qui, qualsiasi possano essere state le situazioni che possano in qualche modo avervi danneggiato in passato, e ci sono state, ve lo dicevo appunto con questa carta appunto della giustizia, però andrete sicuramente incontro veramente ad una grande positività, veramente al successo. Non avrete nessun tipo di problema, questo anche, ve lo ripeto, anche da un punto di vista proprio strettamente sentimentale, cioè non avrete problematiche di nessun genere, né in amore, né appunto per quanto riguarda il lavoro, né professionalmente parlando. Qui non ci saranno notizie negative, non ci saranno più questi nemici, ci sarà un ottimo, diciamo, stato psicofisico, quindi vi sentirete bene, sarete forti, gioiose, godrete, vi ripeto, anche da un punto di vista strettamente fisico e strettamente sessuale. Quindi direi che la situazione andrà assolutamente avanti molto bene ed è quello che vi meritate, perché veramente avete dovuto sopportare tanto e avete anche sofferto tanto, a mio avviso. Tante ingiustizie nella vostra vita ci sono state. Ad oggi direi che verranno tutte assolutamente eliminate e per voi finalmente nascerà il sereno. E vi ripeto, anche con tempistiche, tra l'altro non lunghe, perché anche per esempio la carta del due di bastoni in sé per sé, vi ripeto, non rappresenta comunque delle situazioni particolarmente lunghe, perché il due di bastoni comunque è una carta di grado 2, quindi rappresenta comunque una risoluzione entro appunto le prossime massimo 2 o 3 settimane. Quindi in realtà anche qui non abbiamo delle tempistiche, diciamo, così lontane, ve lo dicevo anche con la carta del sole. Ovviamente però, ragazzi, qui ci saranno dei cambiamenti talmente importanti, direi epocali, nella vostra vita, che, come vi dicevo, con la carta del sole avranno comunque dei risvolti importanti anche nel vostro futuro più lontano. Di conseguenza, anche proprio parliamo di tempistiche che vanno oltre l'anno. Quindi, in realtà, diciamo, tutto quello che voi avete vissuto sino ad ora verrà sicuramente, tutto il negativo verrà sicuramente cancellato, e questo ve lo assicuro, grazie proprio a tutto questo lavoro che comunque anche voi in qualche modo state egregiamente conducendo nella vostra vita. Però è chiaro che sono delle situazioni, vi ripeto, molto importanti da rivedere e che sicuramente vi porteranno ad un grande successo. Un successo che, vi ripeto, è meritato proprio perché arriviamo qui da una giustizia in negativo, direi piuttosto pesante. Di conseguenza, appunto, che cosa augurarvi? Ragazze mie, buona fortuna e soprattutto buona gioia, buona felicità.